Namaste, io sono Easter Brave e bentornati ad un'altra run di The Magic Phase of Afterbirth. Vediamo un po' di fare la run di oggi, giornaliera, con Eva, personaggio femminile che mi piace un pochino di più rispetto a Maddalena. Maddalena è proprio un personaggio che non riesco a farmi mandare giù, anche se abbiamo già preso un danno. Primo oggetto è Meat Boy. Ok, questo si può stare. Siamo senza puttana di Babilonia. Puttana di Babilonia che si è attivato e poi si è disattivato perché appunto è entrato in gioco il nostro Super Meat Boy Super Fan. SMB Super Fan o SMB Fan? Non mi ricordo mai esattamente il nome, ma va bene lo stesso. Andiamo pure giù e vediamo. Qua c'è un cuore che non posso prendere perché non volo, non posso farci nulla. Non abbiamo nulla di che, ma se trovassimo, adesso che abbiamo una bomba, magari facciamo il giro completo per vedere se ci sono eventuali rocce spirituali. Tra queste non ci sono, qua non c'è, qua non c'è neanche. Bene, facciamo le doppie passate che non si sa mai. E no, niente, quindi andiamo ad affrontare il primo boss, che è The Rackman, il nostro amichetto mummificato. Non posso riuscire a fare un po' di danno in più. Brutto che quando si trasforma questo gli si resetta l'energia, quindi tutti quelli che avete avete lanciato contro l'amichetto per la testa non funziona più. Adesso bisogna riattaccare lui. Se niente la smetti di fare sto attacco. Ok, dobbiamo arrivare fino a mamma, quindi è la run più breve di tutte. Niente boss rush, niente cavolate varie. Andiamo giù e vediamo un po' cosa ci capita di bello. 100% di patto col diavolo, andiamo su di qua. Au. 36% di patto col diavolo. Ok, andiamo di qua c'è il glitch del Game Boy, andiamo su di qua. Anzi, non è... Sa che GB è Game Breaking, non Game Boy. E qua c'è la forza spirituale ovviamente che ci servirà. Esatto, e quindi abbiamo perso sta cosa, però facciamo così. Abbiamo più uno. Va bene lo stesso. Adesso vediamo di andare ad affrontare il boss e fare uno più. Abbiamo 8 adesso di attacco. Foto e vediamo di andare giù diretti. Vediamo se riusciamo a fare una speedrun, cioè metterci meno tempo possibile a sto punto. Fatto col diavolo, vediamo di andare di sopra. Ok, c'è un po' giù, c'è un po' qua. Adesso abbiamo un cuore spirituale, quindi dovremmo riuscire ad avere il patto con gli altri. Ci prendiamo questo, che tanto non abbiamo altre cose da... altri trinchetti, quindi andiamo pure avanti con gli altri così. Abbiamo comunque 6,60 d'attacco. Altro che cuore spirituale, perfetto. Qua c'è la stanza dorata, non possiamo entrarci perché non ho cuore. Non ho chiavi, anzi non ho cuore. Vediamo. Questo lo uccidiamo qua. Questo lo uccidiamo qua. Non lo prendo. Metta. Thank you.
realtà questo lo potrei prendere perché così posso riattivarlo qua. Abbiamo 7.61 adesso di attacco. Aiuto. Ok, e il patto col diavolo ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo al 100%, vediamo se ci troviamo a livello. Ciao Krampus! E andiamo giù ancora. Vediamo di catapultarci ancora più avanti. Ho provato, ma non ce l'ho fatta. Direzione, ma adesso vediamo se riusciamo a modificarla e andare da un'altra parte. Un'altra chiave per noi. Vieni qua. Dorato, ottengo Robo Baby. Niente patto col diavolo, probabilmente. Qua? Però sono morto lo stesso perché sono stupido, perché mi ha beccato quando non potevo vedere dove mi sparava. Maledizione. Sono 9 minuti, sapete cosa vi dico? Ma sì, dai, facciamolo. Io di modo con Azazel, aggiungiamola che ci sta bene e vi piace, a quanto pare. A me piace tantissimo, se non l'avete ancora capito. Ce ne andiamo e vediamo un po' di continuare il nostro mega esperimento. Mega esperimento che continuerà per adesso. Questo che cos'è? Questo è il mega magnete, no? Questi oggetti non è che mi interessino più di tanto. Però due bombe le prendo più che volentieri. E una lo usiamo qua. In cambio di due soldini in più. E qua usiamo questa. In cambio direi di Halo. È scontato, e poi ci sarebbe questo, però non abbiamo ancora la possibilità. Una chiave ce la prendiamo, apriamo questa. Bomber Boy,
sono altre bombe. Possiamo mettere qua questa e far spaccare tutto contente. Ho trovato anche la fonda segreta senza volerlo. La fonda segreta contiene un Ansuz e un Agalaz. Ansuz la posso usare qua, non interessa in realtà perché non fa niente praticamente. Ansuz. E cominciamo la nostra vera e propria prima sistemazione. Evitiamo di prendere così tanto danno. Ok. Questo anche se non ho un oggetto attivo e vediamo di andare avanti. Per uno abbiamo i goblins. Con 15 monete posso comprarmi il pillolone, placebo. Devo usare una pillola, un po' fregato. Ok, e andiamo di qua dove troviamo Ouija board e gli impi che prenderò. Vabbè, con zero monete andiamocene pure giù e vediamo poi cosa troviamo al secondo piano a sto punto. Quindi è diventato da essere una run giornaliera, è diventata una roba un po' diversa fondamentalmente. E sono morto. No, vabbè, ok, lasciamo stare allora. Direi che ci vediamo direttamente. Nah. Ho voglia di giocare ancora un po', quindi facciamo pure. Sapete cosa vi dico? Facciamolo, facciamo un po' di rank of the Lost, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di decente. Sì. Poi facciamo. Ci rende più piccoli questa cosa. Okay, facciamo così. Azzaro. Dobbiamo farne una, la primissima, anche se è brutta come partenza. Vediamo se riusciamo a risolverla in positivo. Quindi prendiamocela con cautela. Moltissima cautela. So che fermare subito le arance da meno soldi. Sono con The Lost. Credo sia la risposta a tutto. Sono con The Lost. Ok, il primo oggetto della stanza dorata è Spoonbender. Ok, cominciamo a ragionare. Con vendere un oggetto che sinergizza un sacco con un'altra roba. Quindi vediamo se riusciamo a trovare qualcosa che sinergizza bene. Mica si può morire da questa roba. Un castone.
Ok, siamo sopravvissuti alle mosche. Riusciamo a uccidere anche loro. Perfetto, ce ne andiamo qua sopra. Niente che mi interessa, quindi andiamo avanti. Rirolliamo. Alla fine con Little Brink possiamo fare le cose. Mi ha rischiato di finire in faccia, ma ce l'ho fatto sopravvivere. Poi c'è un altro mostro. Ah, ci ha ucciso uno dei nostri minori. Vabbè, oggi non è giornata. Quindi ci vediamo al prossimo episodio di The Binding of Isaac Afterbirth. Io sono Ace the Brave, namaste and be brave.